Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Oggi, come sappiamo, la Chiesa celebra la festa dei Santi Filippo e Giacomo. Noi stiamo celebrando questa prima messa in onore della Madonna, dedicata con il titolo appunto di Maria Regina degli Apostoli. Come vi accennavo prima, parlando o prima della messa, comprenderemo in che senso la Madonna è Regina degli Apostoli. Voi sapete che essere re o regina di qualcuno vuol dire che sei più grande di quel qualcuno, ma in un certo senso però neanche assomigli. Cioè, d'accordo, un re di uno stato è un cittadino di quello stato, che poi diventa re. Quindi, in che senso? Gli apostoli sappiamo che sono gli antenati dei vescovi, i successori degli apostoli sono i vescovi, ma la Madonna non è vescovo. E allora in che senso? Ne prete. E in che senso allora è regina degli apostoli? Ecco, perché lei ha una funzione, che come dire, simile ma ancora più grande di quella che hanno gli apostoli, che si situa su un piano differente. Allora, io insomma parlo perché chi è un apostolo? Un apostolo a un certo punto Dio ti chiama e tu sei libero di dire sì o no. Sapete che Don Bosco diceva sempre, e secondo me tutti i torti non ce l'ha, che su 70 ragazzi che Dio chiama, su 100 ragazzi che Dio chiama, 70 dicono di no, sono tantissimi, sono. 70% non diventa bene. Non rispondendo come risponde. La Madonna ha avuto una chiamata? Certo. Dopo l'Arcangelo Gabriele a dirgli questo è il disegno di Dio su di te. Tu devi diventare colei che deve accogliere in sé Gesù per darla al mondo. E un prete, se risponde sì alla chiamata, risponde sì alla chiamata perché ha conosciuto, ha accolto Gesù e vuole spendere la sua vita per darla al mondo. La Madonna ha detto fiat. Cosa ha fatto subito dopo l'annunciazione? Qual è il secondo mistero gaudioso? Lo sentiremo dire nel bellissimo prefazio. È andato da San Giovanni Battista, che stava nel grembo di Santa Elisabetta, quindi ha portato subito Gesù, quindi l'ha accolto e l'ha portato. E noi sappiamo che San Giovanni Battista ha sussultato nel grembo di Santa Elisabetta. I padri e i dottori della Chiesa dicono che non era un sussulto quello che si è fatta la canzoncina. Il sussulto era che la presenza di Gesù dal grembo della madre gli ha immediatamente tolto il peccato originale. Quindi Gesù è stato portato dalla Madonna già a compiere la sua prima azione salvifica. E se volete fare una grande figura, quando qualcuno dice, qual è stato il primo miracolo di Gesù? Molti non lo sanno, qual è stato molto mistero luminoso, dovremmo saperlo, perché il primo miracolo di Gesù è stato nel rosso di Cana. Ma non è stato quello il primo. Il primo è stato a San Giovanni Battista, è stato il peccato originale. Così come l'ultimo miracolo di Gesù non è stato la risurrezione di Lazzaro. Bravo, la conversione del buon ladrone. È proprio l'ultimissimo, il penultimo, il velo della Veronica. L'ultimissimo, pure da morto, ne ha fatto uno, la sindone. Gesù, non si vede mai, non lo ferma nessuno. E quindi, già qui comprendiamo, sentiremo dire, no? Noi ti lodiamo e ti benediciamo nella memoria di Maria, Regina degli Apostoli, prima missionaria del Vangelo. I prefazzi delle messe mariane, mettete le orecchie proprio grosse perché sono stupendi, sono bellissimi. Che dicono? Guidata dal tuo Santo Spirito, si mise in cammino per portare a Giovanni il Cristo, sorgente di santificazione di Giovanni. Un prete, un vescovo, che si sta a fare? Un prete, un vescovo esiste per portare Cristo alle persone e le persone a Cristo. La Madonna porta Cristo in persona, un prete porta i sacramenti, che sono le applicazioni della salvezza di Cristo alle persone, ma stessa cosa. È chiaro che il piano della Madonna è più grande, ma quello che fa la Madonna è molto simile a quello che fanno gli apostoli. Ancora, ce ne stanno altre due. Sotto la croce, il Vangelo che abbiamo ascoltato, Gesù ha affidato alla Madonna San Giovanni. San Giovanni era uno dei dodici. E San Giovanni, prima di cominciare a predicare, se ne è stato 25 anni, beatissimo lui, mamma mia, è stato 25 anni da solo con la Madonna. E anche perché, ecco. 25. E poi infatti, per questo che il nostro Dio l'ha fatto campare 100 anni, perché doveva recuperare il tempo perduto. San Giovanni è morto ultracentenario, dopo intorno al 100 dopo Cristo, perché? Perché c'era da recuperare 25 anni, stati con la Madonna. E gli ha affidato. Quindi, cosa sentiremo dire? Cosa fa la Madonna nei confronti degli apostoli? Li aiuta con la preghiera, li sprona con l'esempio, li infiamma con il suo amore. I preti devono essere tutti devoti alla Madonna, se no ne parte l'amore, perché la Madonna è colei che ama Gesù come nessuno lo ama. Lei ci insegna ad amare Gesù. Chi non lo ama, immediatamente deve dire, dammi una mano. Li sostiene con la preghiera incessante perché annunzi in ogni parte della terra il Cristo Redentore. E poi c'è un'altra cosa, ultima,
quello che abbiamo sentito nella prima lettura. A Pentecoste chi c'è stava nel cenacolo? C'è stava la Madonna a fare da maestra di preghiera a tutti gli apostoli. Voi sapete che nella chiesa si fanno le novene, no? Anche in questi giorni ci sarebbe da fare la novena alla Madonna di Pompei. Okay. Ma la prima novena viene dalla Bibbia, la novena di Pentecoste. Gesù è sceso al cielo, sono stati 9 giorni a pregare con la Madonna, la fatti pregare per 9 giorni, zitti e mosca, lei guidava tutti gli 11 gli altri apostoli e il giorno dopo è arrivato lo Spirito Santo. Quindi è anche maestra e modello di preghiera. Insegna agli apostoli come adempiere bene la loro funzione, che non è soltanto evitare i sacramenti. Voi sapete che la funzione di santificare un sacerdote si esercita in 2 modi. Quindi lamentate che il parroco prega, voi dovete lamentare se il parroco non prega, perché non deve solo amministrare i sacramenti, deve pregare. Voi sapete che quel libro che si chiama Breviario, il sacerdote lo dice per i fedeli. Perché deve pregare? Perché tu puoi stare tu, è sicuro il più grande tu, è sicuro Sant'Antonio da Padova. Quando io parlo, anche adesso, io o chi per me, chi mi sente, detto che secondo tutto qua dice, che sta di? Gli dà moretto o non gli dà moretta? Sarà vero o non sarà vero? Sarà peccato o non sarà peccato? Allora, se dentro non partono i transistori, io sta prega pure in cecoslovacco, non succede niente, non succede. E perché le persone sintonizzino bene? C'è bisogno di qualcuno che prega. Perché prima di predicare, dice, bisogna precare, diceva Padre Pio. Prima si preca, poi si predica. Capito? Se no tu predichi al vento, predichi ai pesci, predichi ai muri. Non ti ascoltano le persone. Non è che non ti ascoltano perché sono cattive o perché non sei bravo, ma perché per aprirsi al Vangelo ci vuole che Dio intervenga con la grazia. E Dio con la grazia interviene se qualcuno viene a chiedere. La prima persona che deve chiederla, sapete, è il prete. Voi sapete che la Madonna, la Chiesa non è ancora riconosciuta, però io personalmente ci credo, a Medjugorje, ha detto queste testuali parole: sapete quali sono le 2 preghiere più gradite al Signore, quelle che Lui ascolta sempre? Quelle dei bambini, perché sono innocenti, e quelle dei sacerdoti. Per cui, ringraziate Dio se c'è il prete che prega, cioè dovete fare i lamenti, le cose, cioè qualcuno ogni tanto si lamenta, dice, no, io spero che non sia vero, perché a volte dice, non ho mai visto il parroco in chiesa, dico, io bisogna vedere se il parroco ha visto a te in chiesa, quindi non si sa se è tanto vero, però a volte si sente, cioè, se un parroco, se un prete non prega, già in chiesa non c'è sta nessuno, quei pochi che ci rimangono li scappano tutti e non ci rientra nessuno, cioè, la Madonna su questo è grande maestra, perché la prima cosa da fare, certo lui si va bene pure per l'altro, perché poi sono pregato, perché sei monaco, devi pure predicare, devi stare a mezzo alle persone, devi stare mezzo alla gente, devi portare i sacramenti, devi anche a volte, come dire, aprirti anche a cose che non sono direttamente, è tutto complicato, insomma, no, ma anche su quello la Madonna l'aiuta i sacerdoti, perché il fine è sempre portare Gesù alle anime. Questo è quello che ci insegna la Madonna, e siccome lei lo fa perfettamente, è il motivo per cui ha il titolo di Regina degli Apostoli. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.